Io voglio arrivare, cioè ci siamo arrivati diciamo gradualmente, no? A convocare gli ospiti politici, gli onorevoli ospiti, perché insomma ce lo stiamo ripetendo, c'è bisogno di un approccio diverso, c'è qualcosa che non stiamo facendo. Non lo stiamo facendo perché non ci siamo ancora resi conto di che cos'è, di che cosa abbiamo davanti, o non lo stiamo facendo perché non ci interessa. Mariolina Castellone, poi. Non l'abbiamo fatto da decenni a questa parte perché evidentemente non si è avuto il coraggio di fare le scelte che andavano fatte, che a volte potevano essere le scelte non condivise da tutti. Penso per esempio al dotare finalmente il nostro paese di una legge sul consumo di suolo. Prima il dottor Tozzi diceva che una delle cause di questi allagamenti è anche dovuta al fatto che c'è un abusivismo selvaggio e che spesso vicino ai corsi d'acqua si costruisce e non si dovrebbe. Noi consumiamo ogni secondo 2 metri quadri di suolo, eppure da 30 anni non c'è una legge sul consumo di suolo. Noi ci abbiamo provato nella scorsa legislatura, ma eravamo gli unici a volerla, non ci siamo riusciti. Non c'è una carta geologica completa, cioè la carta geologica, la cartografia geologica è quello strumento che dice, che mappa il territorio e che individua le aree a rischio idrogeologico, le aree su cui bisogna intervenire nell'immediato. Quella carta non veniva aggiornata da 15 anni. Noi abbiamo stanziato nella scorsa legislatura 15 milioni di euro per procedere con il completamento che è al 45%, e nella scorsa legge di bilancio, quando io ero capogruppo e stavamo decidendo come allocare le risorse di quella legge di bilancio, solo il mio gruppo ha scelto di mettere 6 milioni di euro per la cartografia geologica. La Spagna l'ha aggiornata già 2 volte la carta geologica. Allora, se non abbiamo Se ancora neppure la mi fotografia del posso permettere di territorio. fronte a tutto questo di dare un suggerimento? Allora, guardate, è una cosa che va al di là della contesa politica, E del infatti va al di confronto là, tra sì. partiti, del confronto tra destra, sinistra, Esattamente. centro. Allora, io ritengo che questo momento sia il momento giusto per dire: non abbiamo fatto alcune cose, facciamole. Ci sono le istanze Aggiornamenti. ambientaliste, dice, che possono bloccare, però è anche vero che in realtà oggi c'è un lungo editoriale di Matteo Renzi, come sapete è il direttore del Riformista, per cui a questo punto diciamo sono opinioni di stampa che mettiamo sul piatto e che ricorda che c'era. Beh, vabbè, comunque questo è un quotidiano e siccome diciamo, si parla di una struttura che si chiamava Italia Sicura e che costa, evidentemente le strutture che si occupano di prevenzione, di cura del territorio possono costare i soldi, a volte la coperta è corta e quindi magari si possono fare altre scelte. Mi chiedo e vi chiedo, l'idea di riproporre una struttura ad hoc che si occupi, diciamo, di messa in sicurezza del territorio, è un'idea che può tornare, come dire, a interessare la politica tutta, non semplicemente gli schieramenti. Cito Matteo Renzi, la cita, che quando era a governo lui la struttura c'era. Quella di Matteo Renzi era una struttura passacarte, non era una struttura che agevolava, ma anzi faceva perdere circa 9 mesi per realizzare un progetto. In realtà sono stati stanziati tra il 2019 e il 2021 11 miliardi di euro e questi soldi per la maggior parte sono fermi proprio perché molte delle regioni non hanno quella capacità anche progettuale Quindi di la burocrazia è il completare. La problema. burocrazia è il problema principale in questo caso. E poi io vorrei dire una cosa. È chiaro che questo è il momento di affrontare l'emergenza e di supportare fino all'ultima persona che è stata colpita da questa immane tragedia. Poi però dobbiamo dirci chiaramente qual è la direzione che vogliamo seguire e se siamo tutti d'accordo sul fatto che non si può più parlare di maltempo, è uno sconvolgimento climatico che va affrontato anche in previsione, con la messa in sicurezza del territorio. Il 94% dei nostri comuni sono a rischio idrogeologico, quindi quello che dice il ministro, dobbiamo chiederci quando avverrà, è la pura realtà.
Ecco perché è fondamentale dotarci di strumenti come la cartografia, ecco, che servono per avere un quadro e soprattutto stanziare fondi, cioè aver visto in legge di bilancio che si è tagliato proprio sul dissesto idrogeologico, perché dagli 800 milioni di euro stanziati per il 2023 si passa ai 400 del 2025, mette un po' di paura. Io spero davvero che quantomeno questa tragedia serva a dire rimettiamo al centro, come diceva anche il governatore Bonaccini, la transizione ecologica, che invece sembra quasi un po' sparita dall'agenda politica. Dall'agenda di questo governo. No, Mariolina Castelloni, intanto vorrei dire, intanto vorrei dire anche a Luca Sommi che invece ci sono persone che in questi anni hanno provato con grande forza e tenacia anche a convincere le altre forze politiche e non ci sono riusciti perché chiaramente, come succede spesso in Italia, investire in prevenzione, come diceva anche Luca, significa investire in qualcosa che tu non vedi nell'immediato. Però io dico, ma meno male che ci sono quegli ambientalisti che ci dicono con forza che oggi noi dobbiamo smettere di usare fonti fossili, perché significa andare ad indebolire ancora di più il nostro territorio, a renderlo ancora più fragile. Meno male che ci sono gli ambientalisti che ci dicono che serve una legge contro il consumo di suolo e che serve aggiornare quello strumento fondamentale. Però, io volevo dire anche a Storace, io prima parlavo della cartografia, ma mica per polemica, perché se vogliamo dare una risposta a quei cittadini che oggi devono essere aiutati a gestire l'emergenza e far capire che la politica sa in che direzione andare, noi ci dobbiamo dotare di strumenti che poi permetteranno anche al governatore Bonaccini o a qualsiasi altro governatore di avere una fotografia di quali sono le zone su cui intervenire. Se noi ancora non abbiamo una mappa che copra tutto il territorio italiano e ci dica quali sono le zone più a rischio su cui intervenire, perché quella mappa, come ho detto prima, è ferma al 45% e sa quanto serve per aggiornare e completare quella mappa? 30 milioni di euro, non 300, 30 milioni di euro e non siamo riusciti a trovarli finora. Quindi tre governi della scorsa legislatura non avete trovato. L'abbiamo fatto con i nostri fondi, con i fondi di un unico gruppo parlamentare e siamo arrivati a 20 milioni di euro. Non sapevo che ci stavano questi soldi. Purtroppo basta leggere i verbali delle commissioni e dire Morelli, Morelli, di gruppi parlamentari non dei fondi e non per fare queste cose. Allora, di bilancio, scusatemi, sono gli stessi, non ci sono ambientalisti con l'anello al naso di cui parlate voi, ma ci sono ragazzi, soprattutto le giovani generazioni, che sono consapevoli che non che sono questi, però che sono questi, che non sono questi, perché questi si sono ritrovati su Telegram e sanno che non abbiamo più tempo, evitiamo, evitiamo le polemiche per cortesia, no, signori, vi prego. Quando parleremo di ambientalismo in questi termini, noi non andremo da nessuna parte, ecco perché non è un'emergenza.